Buonasera signore e signori e benvenuti alla prima puntata di Stasera Niente di Nuovo. Sì, lo so che già qualcuno dirà, ma come stasera niente di nuovo? Abbiamo visto che c'è la Parisi nella trasmissione, perciò qualcosa di nuovo ci sarà. Ma la maggior parte di voi, quella che mi segue da tanti anni, sa che io amo scherzare e perciò ha già capito tutto. Se Vianello ha messo questo titolo, Stasera Niente di Nuovo, in effetti poi ci saranno tante tante cose nuove, eh? E invece vi siete sbagliati tutti, perché di nuovo non c'è assolutamente niente. Si chiama Stasera Niente di Nuovo ed è tutta roba vecchia, ma proprio vecchia. Non ci credete? Guardate. Visto? Visto cosa? No, siccome prima avevo fatto un preambolo, sì? Avevo detto al pubblico che qui era tutta roba vecchia, dico, visto mia moglie. Ma vabbè, ma io cosa c'entro, scusa? No, non tu personalmente, ecco. Parlavo della tua sigla. E perché, com'era? Un po' vecchiotta, Beh, ma io l'ho fatta con molta ironia, no? Sì, ma sempre vecchiotta era. Ma anzi, questo conferma la giustezza del nostro titolo. Stasera niente di nuovo, però qualcuno di voi potrebbe dire... Ma allora cosa c'entra la Parisi con la vostra trasmissione? Ecco, è quello che mi domando anch'io, scusa Raimondo, ma la Parisi con questa trasmissione cosa c'entra? Tu ne fai un fatto personale. No, non faccio un fatto personale, sto pensando. Io faccio un discorso artistico, d'accordo. Come si concilia la nostra presenza con la sua. Sì. Insomma, cos'è questa trasmissione? In cosa consiste questa trasmissione? Ma cosa fai, ce lo spieghi? Sì, ma te lo sai benissimo. La nostra è una trasmissione un po' composita, sì. Cioè ci sono tanti brani, di brani che abbiamo registrato durante la settimana per esigenze così tecniche, dei brani che abbiamo provato e che recitiamo qui dal vivo, e poi ci saranno dei brani improvvisati, quelli che in fondo io preferisco, perché insomma lì si tratta di far sfoggio proprio della... capito? E come nascono queste improvvisazioni? Stai zitta. No, dimmi. Come nascono queste improvvisazioni? Sì. Beh, da imprevisti, sì, incidenti, sì. Provocazioni anche vostre, perché sì. In quel momento lì, ecco, sì, il nostro spettacolo diventa un teatro verità. Sì, lo so che vuoi dire che non è nuovo, sì, aspetta appunto, un attimo, dico, il teatro verità, happening, cioè happening. Appuntamento di un'ora, capito? Sì. Ecco, in quel momento lì scatta qualcosa. Però volevo avvertire che
non sarà nuovo neanche questo, perché l'hanno già fatto Gassman, Proietti col Teatro Tenda. Tutti l'hanno fatto. Tutti. Ma noi sempre roba vecchia facciamo, certo. Per carità. Certo. Ma come ci è venuto in mente di fare questa trasmissione? Ecco, è quello che si domandano un po' tutti. Un po' tutti, sì, tutti si chiedono perché siete tornati. Perché? Beh, adesso noi vi faremo vedere come e perché è nata questa trasmissione fin dall'inizio. Sorvianemme, scusi. Chi è che parla? So io, Sorvianè. Oh, mamma mia, mamma mia. Vedo una faccia nota, tristemente nota. È lei, vero? Sì, so io, Sorvianè, che gli dispiace. Insomma, in un certo senso ero anche preparato che qualcuno... No, io volevo domandare una cosa, Sorvianè. Ma non adesso, abbia pazienza. Ma dica, stiamo alla prima puntata, presentazione, interrompe. Beh, ma è lei che ha detto che gli piace il fatto del teatro verità, l'imprevisto, la provocazione, no? Hai capito? Mi tocca sul mio debole, perché in fondo io, sono felice di essere provocato per improvvisare. Allora dica. Ecco. Sentiamo. No, io volevo dire che non mi pare il caso di raccontare i come, i perché. Insomma, qui bisogna fare spettacolo, no blackout, capito? No, scusi, io. Non ho capito bene cosa ha detto blackout. Bisogna fare blackout, no blackout, spettacolo, no blackout. Blackout. Ma scusi, vuole venire qui a spiegarsi meglio? Vengo. Questa sì che è una novità, questa sì che è una novità. Quale? I battibecchi tra te e Capo Clark. No, guardi che non so più Capo Clark, sono la Sandra, no. Io no. Bene, io non direi lo stesso.